Sono in netto miglioramento le condizioni meteo in Calabria dopo l'ondata di maltempo della giornata di mercoledì, con vento che ha soffiato fino a 100 km orari, con punte anche di 160 in alcune località, provocando danni e disagi in gran parte della regione. Squadre di tecnici e volontari con il coordinamento della Protezione Civile regionale operano ancora per una conta dei danni nei centri più colpiti, come a Mesoraca, nel Crotonese, dove un uomo che era salito sul tetto di un'abitazione per verificare i danni provocati dalle raffiche è morto per le gravi ferite riportate dopo essere precipitato al suolo. Danni e disagi anche a Rocca Bernarda, Santa Severina, Belvedere Spinello, Cotronei in provincia di Crotone, Corigliano, Rossano e Rende nel Cosentino, Bova, Benestare, Monasterace, Capo Spartimento e Scilla nel Reggino e in quasi tutta la provincia di Catanzaro. Abbiamo avviato la conta dei danni dopo una giornata assolutamente difficile, quella di ieri, che ci ha visto Botricello preso in pieno da quest'ondata di maltempo. I danni purtroppo sono ingenti, abbiamo il palazzetto dello sport completamente scoperchiato, sono volati i pannelli solari di tutte le strutture pubbliche, ma soprattutto di quelle private, quindi con molti danni anche per i cittadini. Abbiamo avuto momenti di panico da gestire e siamo riusciti ad affrontarli bene quando i bambini delle scuole elementari erano ancora nelle classi e non riuscivano ad uscire, ma li abbiamo potuti evacuare grazie alla Polizia Municipale e poi siamo intervenuti anche in quelle famiglie che con bambini malati o senza luce erano in difficoltà. È stata una notte lunga, ora è il momento della conta dei danni, purtroppo i danni sono tanti, dobbiamo intervenire, dobbiamo cercare di dare meno fastidio e meno disturbo ai cittadini.